Visita ispettiva stamane qui alla sede della RAP di Brancaccio, riscontrando chiaramente eccellenze ma altrettante anomalie. Sì, davvero tante le problematiche che riguardano la società, la RAP SPA, che purtroppo è costretta a far fronte a quelle che sono delle vere e proprie, tra virgolette, emergenze, perché le emergenze sono tali se sono in un determinato periodo, però purtroppo Palermo si trova ormai in una continua e costante emergenza. Tante le problematiche che abbiamo esposto ai dirigenti, dall'ingegnere Leone, alla dottoressa Calì, a tutti gli operai che si sono prestati in maniera assolutamente professionale allo svolgimento di questa visita ispettiva, dallo spazzamento dei rifiuti, ormai purtroppo diventata una chimera in tutta la città, al ritiro degli ingombranti. Abbiamo chiamato insieme il numero verde degli ingombranti per la raccolta degli ingombranti e cercato di capire quali sono le criticità, perché non si risponde e in che modo, diciamo, cercare delle soluzioni rispetto a queste problematiche. Abbiamo parlato di disinfestazione, di derattizzazione sia all'interno delle, sia nel, diciamo, nelle strade che all'interno, diciamo, di strutture scolastiche, che sempre più ne sento l'esigenza. Come dicevo, davvero tanti sono i problemi che la RAP sta vivendo in questo momento e direi forse anche più di questo momento. È un'azienda storica con le sue mille problematiche. Siamo qui per cercare di risolverle, per fare in modo che i lavoratori della RAP possano essere in ogni modo tutelati e al tempo stesso la cittadinanza abbia davvero un servizio degno di questo nome.